Ciao a tutti e benvenuti in questa video presentazione del corso di YogaArt, l'esperienza della presenza con il potenziale del digitale. A parte questa frase che mi è venuta come un'illuminazione, voglio un po' raccontarvi di questo corso, di questo laboratorio di YogaArt. Allora, per chi non mi conoscesse, quindi faccio una brevissima intro. Perché comunque questa video presentazione è sia per le mamme e le famiglie che mi seguono da tempo e ovviamente che mandano i loro figli, i loro bambini e ragazzi ai miei corsi laboratori di yogurt, di yoga, mentre invece ci sono anche altre persone che non mi conoscono, che sono nuove, anche perché questa video presentazione non è solo per le famiglie, ma anche per insegnanti ed educatori che vogliono integrare magari nelle lezioni di motore, educazione fisica o nei centri ricreativi o nelle attività ludiche, anche lo yoga per bambini. Allora, io sono un'insegnante, sono terapista e istruttrice di yoga per bambini. Ovviamente io adesso sarò molto sintetica, però potete trovare tutte le informazioni che riguardano un po' il mio curriculum, la mia storia, la mia vita, sia sui vari siti che dopo vi linkerò, vi lascerò. E anche sui vari social, su YouTube, anche perché sono molto attiva e per chi mi conosce sa che insomma sono presente e molto attiva sui vari social e sui siti. Quindi nulla, questa diciamo che la mia esperienza racchiude tutto un percorso a livello educativo didattico ormai di 13-14 anni, tantissimi anni in questo settore e ultimamente anche con lo yoga per bambini. Diciamo che ho inserito una piccola parte, diciamo, del mio percorso che trovate meglio sul sito www.yogartavanessa.com. Allora, questo è il sito principalmente informativo per quanto riguarda YogaArt, poi vedremo il sito che si occupa di Van Education, che sono un po' tutti i miei servizi. E la parte commerce che è invece appunto su Van Education. Mentre su questo sito trovate un po' tutta la storia di YogaArt, il mio percorso, come nasce YogaArt, perché si differenzia magari da altri brand. E il mio percorso, diciamo che nasce nel 2010, però ovviamente approda per quanto riguarda il mondo dei bambini e dello yoga per bambini tra il 2017 e il 2020, in cui nel 2017, quando ero insegnante alla scuola primaria, ho introdotto la prima classe di yoga e da lì poi ovviamente non mi sono più fermata, è stata una passione travolgente. Ho studiato presso la scuola di Balia Yoga con un residenziale in Toscana meraviglioso, quindi yoga e meditazione per bambini. E come vi dicevo, insomma, per non dilungarmi troppo, trovate insomma tutto il mio percorso sul sito. Ovviamente poi io sono disponibilissima a rispondere anche eventualmente alle domande. Però arriviamo al dunque. Arriviamo al dunque, ho fatto una breve intro rispetto al corso, quindi perché scegliere un tipo di corso online e poi entreremo davvero nel vivo della struttura del corso di YogaArt. Allora, premetto che le lezioni sono video registrate, non è online, quindi non dovrete collegarvi a Meet, Zoom, a tutte le varie piattaforme online. Ho deciso consapevolmente di fare questa scelta tra la lezione in diretta online e la lezione video registrata perché proprio nel 2020, quando ho fatto l'approfondimento sempre con Balia Yoga dello yoga per bambini online, c'era diciamo questa scelta che si poteva fare tra l'online in presenza e video registrata. E ovviamente l'aspetto non da sottovalutare per quanto riguarda la lezione in diretta sono tutta una serie di cose che appunto meritano un po' di attenzione e di non essere sottovalutate, come il discorso della connessione, il discorso del microfono, della webcam, io ci vedo, io non ti sento, io non ti vedo, tutta una serie di cose che andrebbero un po' diciamo a interrompere tutta quella parte magica, creativa, bellissima che riguarda proprio lo yoga e l'attività di movimento, che è differente magari da una lezione, perché io ovviamente ho messo anche in pratica la didattica a distanza, è differente dalla
lezione che si può fare, insomma, stando seduti ad una sedia, rispetto al discorso del vedere davvero che cosa sta facendo l'insegnante, se riesco a sentire, a capire. Secondo me quell'aspetto è molto importante, è importante che i bambini riescano a sentire la mia voce, a vedermi per intero e quindi ho deciso di creare queste lezioni video registrate, anche perché vantaggio dei vantaggi, le lezioni video registrate restano per sempre e quindi le potete anche rivedere successivamente. Allora, per non dilungarmi troppo, diciamo perché è un corso online. Allora, innanzitutto per scardinare vecchi dogma e avere più flessibilità mentale. I dogmi principali sono due. Uno legato al fatto che lo yoga si può fare solo e esclusivamente in presenza. È diverso, non posso dire è meglio o peggio. È chiaro che io facendo, essendo insegnante, in presenza è tutta un'altra cosa, è vero, ma l'online ti dà, infatti la frase iniziale messa apposta del potenziale del digitale, il digitale ti dà, quella possibilità di spaziare a livello creativo, a livello di animazione, che ovviamente in presenza non c'è. Quindi tutta la parte, e ve ne parlerò fra pochissimo, del mio corso e di ciò che si differenzia, è proprio la questione dell'animazione, delle grafiche, di tutta una serie di espedienti e di piccole cose, dettagli che io ho inserito in questo corso, che ovviamente ti dà la possibilità di spaziare anche con la fantasia, perché è proprio quello il mio obiettivo, di mantenere insomma accesa la fantasia e il bambino interiore che è anche in ognuno di noi, proprio perché le lezioni si possono fare anche in famiglia. Quindi sicuramente il discorso del fare lo yoga online è una cosa diversa rispetto alla presenza, però scardiniamo questo dogma, cioè si può fare ovviamente. Come dicevo prima, io ho scelto e ho valutato quali erano gli strumenti migliori e quindi ho scelto di non fare la video lezione in diretta, ma di farla video registrata. Inoltre, l'altro dogma che dobbiamo assolutamente sfatare è che ormai il digitale non è più per pochi, ma il digitale è per tutti. L'abbiamo sperimentato nel 2020, considerando proprio il fatto che siamo riusciti ad aprire gli orizzonti al digitale, al mondo digitale, anche da parte di chi non aveva assolutamente idea di che cosa fosse. Cioè, ci siamo dovuti un po' adattare a tutte le richieste che ci sono state fatte, lavorative, scolastiche, rispetto a lavorare attraverso uno schermo, attraverso il digitale, attraverso degli strumenti che prima non utilizzavamo, e quindi oggi più che mai abbiamo delle competenze, anche la flessibilità mentale di dire ok, lo posso fare. Se fino a qualche anno fa era impensabile, adesso si può. In più, ovviamente, l'idea di base, che è quella che mi piace proprio di più, è la possibilità di avere un contatto pur essendo in lontananza. La grafica che ho introdotto all'inizio della bambina che viene quasi trasportata dallo schermo ad un'altra dimensione è proprio quella l'idea che io voglio dare, cioè la possibilità di avere un contatto anche in lontananza. Quindi la cosa bella del digitale è che non solo i bambini della mia zona, della zona in cui vivo, in cui pratico, possono partecipare alle mie lezioni, ma possono davvero partecipare tutti, anche quelli a distanza, anche chi per anni mi ha seguito magari su YouTube con i vari video e mi ha detto: caspita, se ti avessi vicina. E questo vuole essere un modo per essere un po' più vicini. E poi, come dicevo prima, io voglio dare qualcosa di bello ai bambini, quindi non togliere tutto l'aspetto creativo, di fantasia, pur restando a casa. Quindi, si può veramente investire in qualcosa di bello per i bambini. È per questo che io comunque ho sempre sostenuto ovviamente l'importanza, la vicinanza, il contatto dell'esperienza, però ho anche sempre creduto nel digitale, quindi nel potenziale che ha proprio il digitale. E se vogliamo concludere questa parte introduttiva con i vantaggi, sicuramente ce ne sono tanti, anche se appunto noi pensiamo che il digitale non abbia così tanti vantaggi, in realtà ce ne sono molti. Io li ho racchiusi in queste, diciamo, frasettine,
Allora, si crea continuità, quello che dicevo un po' prima, nel senso che anche i miei alunni, i miei studenti che in periodo di lockdown io non posso vedere, però li posso raggiungere attraverso il video, quindi la video lezione. Perciò si crea sicuramente continuità e si crea continuità anche con bambini, persone, famiglie che sono distanti. Poi la cosa bellissima per tutte le mamme, tutti i papà e le famiglie che fanno sempre da taxi a questi figli è il fatto che si può restare comodamente a casa senza doversi spostare, basta avere soltanto un PC, un tablet, un iPad o un telefono e si può veramente fare la lezione di yoga stando a casa. Si investe in tempo di qualità e che questo per me, da educatrice, da insegnante, da istruttrice, è importantissimo perché i nostri ragazzi spesso fanno attività a volte non sempre di qualità. Ci sta assolutamente, ci sta a giocare ai videogiochi, ci sta anche annoiarsi, ci sta veramente fare di tutto, però a volte è bello fare qualche attività di qualità, quindi sicuramente la lezione di yoga per quel tempo che è un investimento secondo me notevole. E poi si alimentano nuove possibilità, cioè si può far entrare lo yoga nelle nostre case, lo si può scoprire anche in sordina, quindi non dovendo andare al corso di yoga con altri bambini, altre persone, lo si può fare a casa intimamente, quindi si può dare una possibilità anche allo yoga e ci si può dare una possibilità. Si può svolgere in famiglia, la cosa bellissima è che non solo i bambini possono piazzarsi davanti al PC, al tablet, all'iPad, ma anche la famiglia, perché comunque il corso, lo spiegherò, è adatto, cioè non bisogna avere una performance fisica eccezionale, lo possono fare veramente tutti, non si deve essere ballerini, danzatori classici, quindi con una forma fisica perfetta, veramente lo possono fare anche mamma e papà che non hanno mai mosso un piede in questo senso e quindi sarà anche bello sperimentare. Le lezioni, come dicevo prima, sono video registrate, quindi le puoi tenere, le puoi guardare, le puoi rifare. E oltretutto puoi anche mettere in pausa, ecco anche altra cosa bella, se non hai capito puoi ritornare indietro, mettere in pausa, fare e continuare ad andare avanti, anche se le mie lezioni sono come dei, cioè sono tutorial, segui passo passo quello che faccio, però se tu vuoi davvero prenderti il tempo in più lo puoi fare tranquillamente. Ok, abbiamo finito questa parte introduttiva rispetto, però secondo me era importante rispetto al discorso del vantaggio del perché scegliere un corso online come in questo caso dello yoga per bambini. Entriamo nel vivo vivo del corso. Allora, io ho, come vedete dalla schermata, suddiviso le diverse parti della lezione. Innanzitutto, qua in alto vi ho indicato il tempo. Allora, indicativamente la lezione dura 45 minuti, minuto più, minuto meno, nel senso che a volte dura un pochino di più, a volte 1-2 minuti in meno. Mi pare che quella più corta è di 43 minuti, però ripeto, potete sempre stoppare e decidere, insomma, di fare voi la parte che vi piace di più. Però se seguite tutto il percorso chiaramente ha un senso, un filo logico. Infatti nella prima parte c'è un'introduzione, non sentite il vocale, l'ho fatto apposta, se no era un sovrapporsi di voci, però questa per esempio è un'anteprima di quella che può essere l'introduzione e il saluto, quindi c'è sempre una piccola parte di sigla, di introduzione che i bambini impareranno anche a canticchiare. E anche la frase, insomma, del saluto lo impareranno perché sarà ricorrente. Quindi questa parte è una parte che si ripete e piace molto ai bambini perché crea una sorta di fiducia o un qualcosa che ogni volta ad ogni lezione i bambini sanno che si ripeterà, che faranno. Poi c'è una parte di riscaldamento. Generalmente la parte di riscaldamento è sempre molto divertente. Cerco di farla proprio energica perché vi ricordo. Lo yoga non è far calmare i bambini, cioè metterli seduti a fare om in continuazione, ma lo yoga è proprio trovare l'equilibrio dell'energia, sia l'energia più potente e più strong, sia l'energia
più timidina, più riservata, e quindi il riscaldamento è bello, è una bellissima parte perché per i bambini super energici piacerà tantissimo, per gli altri li stimolerà insomma a riscaldarsi e a muoversi. E nel riscaldamento, come vedete qui, ci sono alcune grafiche. Io non sono un grafico professionista, non sono una videomaker professionista, però dopo anni di YouTube sicuramente adoro le grafiche, adoro i video animati e mi piace tantissimo che ci sia questo aspetto nel mio corso. Quindi è una cosa che valorizzo e che credo proprio che dia quel valore in più. Perciò ci sono diversi tipi di riscaldamento. E ad ogni lezione ce ne sarà uno diverso e nulla, quindi penso che ne valga davvero la pena. Poi, dopo il riscaldamento, ci saranno le storie con Asana. Le Asana, per chi non lo sapesse, sono le posizioni di yoga. Allora, la storia con Asana generalmente anche qui prevede una parte di animazione che dura qualche minuto in cui io racconto la storia e c'è proprio l'ascolto della storia, come ripetevo, cioè come dicevo prima. Ripeto, sono pochi minuti e ovviamente vedete tutta questa parte di grafica dove si racconta proprio la storia in sé. Mentre successivamente ci sarà il momento, sempre come nel riscaldamento, con la parte insomma di grafica di animazione, però ci sarò io che eseguirò la storia, chiamerò la posizione, la spiegherò e quindi i bambini potranno seguire tranquillamente quello che faccio io. Quindi la storia con Asana è questa cosa qui, insomma, è una storia dove ci sono le varie posizioni che richiamano elementi della natura piuttosto che oggetti o altre posizioni. E sono di difficoltà, diciamo, base, nel senso che non sono livello intermedio avanzato, sono tutte abbastanza base, proprio perché è un primo corso, è adatto un po' a tutti, è adatto alle famiglie, è adatto ai bambini, quindi sicuramente c'è l'esecuzione precisa dell'asana, proprio perché nella mia formazione io ho imparato a esporre e spiegare le posizioni in modo tale che i bambini le sappiano fare dalla A alla Z senza farsi male, in totale sicurezza, però non hanno, ho deciso proprio di non mettere posizioni particolarmente difficili, proprio perché essendo online e non in presenza, preferisco insomma che i bambini le sappiano fare. Poi c'è una parte finale. Che è una parte, diciamo, io l'ho messa un po' insieme perché non sono lunghissime. Il corpo centrale è proprio quello del riscaldamento e della storia con Asana. Nella parte finale, subito dopo la storia con Asana, c'è un rilassamento, anche qui diverso per ogni lezione, in cui io guiderò i bambini attraverso una visualizzazione guidata al rilassamento. Successivamente c'è un mantra che per chi non sa che cosa è, spiegato proprio così alla buona, è una sorta di canto, quindi ci sarà questo canto che si ripeterà come la parte introduttiva ad ogni lezione, in modo tale che i bambini possano imparare il mantra, e poi c'è il nostro saluto finale con a volte anche un bonus, dove io ve lo spiegherò fra poco, introduco alcune cose particolari, si chiamano proprio bonus per quello perché sono un po' particolari. Quindi questa in sostanza è la struttura del nostro corso. Adesso andiamo un attimo nello specifico. Allora, non vi leggerò tutto, nel senso che questa struttura delle lezioni la trovate al momento dell'acquisto, la trovate sul sito, insomma è lì. Però per dirvi che la struttura è quella che vi ho mostrato, ad ogni lezione c'è un riscaldamento. In totale i riscaldamenti sono tre, quindi si ripetono alcuni: sono il riscaldamento nel bosco, la corsa dei cavalli e il riscaldamento nello spazio, che è quello che avete visto poco fa, un'anteprima. Poi ci sono le storie con Asana, sono tutte storie diverse, ogni lezione c'è una storia diversa. E per quanto riguarda le storie con Asana, alcune le ho scritte io, mentre altre invece fanno parte degli studenti di Balya Yoga, degli insegnanti di Balya Yoga, e quindi le ho prese con molto piacere. E poi c'è il rilassamento. Anche qui per quanto riguarda il rilassamento, ogni volta è sempre diverso.
c'è il mantra, appunto, i bonus di cui vi parlavo sono creare un mandala online, quindi anche questo è molto carino perché i bambini possono creare da sé il mandala e poi c'è anche un bonus con il saluto al sole, ovviamente animato e molto molto carino. Quindi questa è un po' la struttura. Allora, passiamo alle parti un po' più tecniche e poi concludo la presentazione. Quanto costa il corso di yoga? Allora, per chi sta partecipando in questo momento alla videopresentazione, quindi dell'8 dicembre, avrà questo prezzo che è un prezzo di lancio che non si ripeterà mai più, quindi è un prezzo solo di lancio adesso, che è a 37 euro. Vi assicuro che è veramente regalato perché rispetto alle 5 settimane in cui ho impiegato, anzi 6, che ho impiegato per la creazione del videocorso, tutti gli strumenti che ho comprato, tutto l'investimento fatto in termini economici di tempo, di energie, veramente 37 euro non sono assolutamente niente, quindi è assolutamente regalato, perciò approfittatene, è un regalo che vi voglio fare pre-Natale, approfittatene perché poi dopo l'8 dicembre alle 21, anzi fino alle 21, poi dalle 21.01 in poi, ovviamente troverete ancora la presentazione, troverete il pacchetto acquistabile, ma non sarà più al prezzo di 37 euro, ma sarà al prezzo originario di 67 euro. Quindi io lascio a voi, insomma, la decisione. So che è poco tempo, quello in cui potete decidere, però la somma è davvero irrisoria e quindi ho deciso di fare questa offerta lampo e avete questo pomeriggio, insomma, per pensarci. Anche a 67 euro comunque è un ottimo prezzo perché, ripeto, rispetto a tutto l'investimento che c'è e al fatto che le lezioni ve le tenete e le potete rifare e rivedere, mentre invece sapete che in presenza o in diretta la lezione è quella che è e finisce. Quindi, insomma, secondo me è un vantaggio non da poco. Allora, per chi ha dato questo corso, anche l'altra domanda sicuramente importante alla quale rispondere. Allora, ci sono tre categorie. Diciamo che il corso è adatto a bambini dai 5 anni in su, ma adesso spiego meglio. Allora, non è che i bambini di 3-4 anni non lo possano fare. Secondo me lo possono fare anche perché l'animazione e le storie sono veramente belle e quindi meritano. Però vi chiederei, va anche contro il mio interesse, però secondo me o lo facciamo bene o non lo facciamo. A livello di consapevolezza, chiederei ai genitori di essere sempre presenti, perché comunque la spiegazione è adatta per bambini dai 5 anni in su. Per esempio, ruotiamo il piede, flettiamo, pieghiamo, divarichiamo, spalanchiamo, allarghiamo le braccia, quindi non sempre sono termini magari immediati per bambini di 3-4 anni, perciò io consiglio la supervisione di un adulto. Dai 5 anni in su è fattibilissimo, anzi, bambini della scuola primaria, ma anche della secondaria di primo grado lo possono seguire anche da soli, quindi senza il supporto della famiglia. Allora, fino a che età? Allora, dipende un po' dal vostro spirito, di gioco, di creatività, di fantasia, perché ci sono bambini che la scuola secondaria di primo grado, quindi alle medie, sono già proiettati verso il futuro e quindi di animali, bosco, spazio, non gli interessa nulla, quindi dovete vedere voi in base ai vostri figli, ai vostri alunni, ragazzi, a chi lo proponete. Ci sono altri, soprattutto ancora in prima media, che è una fase di passaggio in cui i ragazzi sono ancora abbastanza propensi, insomma, a queste attività di movimento, di gioco nel bosco, nello spazio, insomma, di fantasia. Perciò, secondo me, questa è la fascia d'età che è più adatta. Io, per quanto riguarda il mio percorso di Balia Yoga come formazione, ho seguito la formazione per bambini da 3 a 13 anni, quindi in teoria il corso è adatto per bambini dai 3 ai 13 anni, però per gli estremi io voglio essere sempre sincera e consapevole del fatto che non a tutti può essere adatto, perché c'è il bambino dei 3 anni che è molto sveglio e ti fa le posizioni di yoga come niente, ma c'è il bambino anche di 4 anni che ancora fa molta fatica, così come un ragazzino di 13 anni potrebbe essere assolutamente portato a fare tutte queste attività, così come dire no, io preferisco una lezione, diciamo, un po' per più ragazzi un po' più grandi, quindi fate voi.
Per quanto riguarda le famiglie, assolutamente come dicevo prima, tutti possono praticare insieme, giocare e divertirsi, non è richiesta una performance fisica o una struttura fisica eccellente, quindi non bisogna essere per forza magrissimi o snodatissimi o flessibilissimi, anche perché io nel corso dico sempre qual è la variante, cioè se non arrivi a toccare le mani, con le mani e i piedi, puoi arrivare alle caviglie, alle ginocchia, alle cosce, alle gambe, insomma, dove preferisci. Poi mano a mano diventerai più flessibile. E la cosa particolare, in quanto insegnante, istruttrice, terapista, ho deciso comunque di ampliare il raggio di clientela, tra virgolette, anche per insegnanti, educatori, terapisti, insomma, tutti coloro che lavorano con i bambini, perché è capitato tantissimo, io ricevo tantissime mail di persone che mi chiedono, insomma, consigli, attività o lezioni di yoga da proporre ai loro alunni. Premesso che la formazione comunque è fondamentale per poter insegnare yoga ai bambini, però se si vuole proiettare il video o se si vuole prendere spunto per il prezzo che è, insomma, un insegnante, un genitore, un educatore, un terapista lo può tranquillamente acquistare e adattare alle proprie lezioni, come dicevo prima, di motore, educazione fisica o centri ricreativi, eccetera. Allora, dove lo acquisto? Altra domanda tecnica importante. Allora, come vi dicevo prima, il sito di yogartvanessa.com è prevalentemente informativo, vi racconta la storia, vi fa vedere un sacco di foto rispetto a quelli che io faccio in presenza, tutti i miei corsi e tutto, ma a livello di e-commerce invece utilizzo il mio brand che è quello di Van Education, quindi se andate su www.vaneducation.me nella sezione shop, trovate il corso. Adesso però a prova veramente di chiunque, quindi non ditemi che non siete persone che utilizzano il digitale o persone tecnologiche, perché vi ho messo tutti gli step, quindi seguendo questi step non sbagliate di sicuro. Allora, se voi andate sul sito, quindi www.vadeducation.me, vedete che ci sono diverse pagine e del menu, e nel menu che sia al computer, al tablet, al cellulare, comunque al limite trovate la tendina, la scorrete e trovate la sezione shop. Quindi cliccate su shop e vi uscirà questa schermata con ebook e corsi online Van Education. Poi, secondo step, dopo aver cliccato shop, ovviamente vi si aprirà la pagina dello shop che è questa, dove ci sono alcuni dei miei ebook e c'è il corso di YogaArt che adesso vedete a 67 euro, però il giorno in cui andate l'8 dicembre adesso che state guardando la videoregistrazione, andate a cliccare e lo troverete scontato. Altrimenti, se lo trovate a 67, non è più l'8 dicembre, o è l'8 dicembre alle 21:01. Quindi, a parte gli scherzi, trovate insomma il corso di YogaArt. Cliccate, clic sul corso di YogaArt e vi si aprirà questa pagina. Allora, questa pagina è la pagina introduttiva dove c'è una breve spiegazione di che cosa è il corso. Poi dovrete scorrere la pagina, quindi col mouse scorrete e troverete qui in fondo acquista. Quindi clicca sul pulsante acquista. Una volta che lo clicchi, ti si apre un modulo, ok, dove dovete inserire semplicemente i vostri dati, quindi nome, cognome, mail. Le caselle da spuntare, la privacy policy che trovate sul sito e il trattamento ai dati personali, ovviamente per la fattura e per comprare e per acquistare. E successivamente trovate il modulo del pagamento, quindi vi chiede la mail, informazioni di fatturazione, pagamento e sconti. In questo caso è scontato automaticamente, non dovete cliccare niente, quindi è già scontato, non c'è bisogno di inserire codici sconti. C'è il rivedi acquista, il classico carrello. Dai, tutti quanti abbiamo comprato in Amazon o in altri siti, quindi sicuramente seguendo tutti gli step non sbagliate. Non ho potuto mettervi ovviamente lo step uno per uno, la carta di credito, eccetera, perché non ha senso, dovete solo inserire i numerini e quindi passare al pagamento. Appena, proprio appena avete cliccato per il pagamento, in automatico si scarica il PDF. È un PDF con un link alle lezioni, ok? Quindi si scarica in automatico dopo il pagamento. Se dovessero esserci problemi, comunque scrivete una mail, dopo vi lascio la mail, qual è, però dovrebbe scaricarsi in automatico. Quando l'avete scaricato in automatico,
Vi uscirà appunto, aprite il PDF e vi esce il link per accedere alle lezioni e anche la password. Ok, quindi una volta che voi avete cliccato il link e il PDF conservatelo, quindi salvatelo su una cartella, sul desktop dove volete. Ogni volta accedete da lì e cliccate e vi uscirà la password che è semplicissima da inserire. Quindi una volta che avete inserito la password, siete nella pagina, questa è un'anteprima della pagina che trovate, dove potrete cliccare e ingrandire anche a schermo intero la lezione, perciò vi trovate la lezione, anzi in realtà le trovate tutte, vi consiglio di iniziare dalla 1 alla 5, poi una volta che le avete fatte tutte potete decidere anche di rifare, di rivedere la lezione che vi è piaciuta di più. Quindi è facilissimo. Però se per caso doveste avere problemi, io comunque sono disponibile a rispondere alle vostre domande. Adesso io vi ringrazio assolutamente di essere stati presenti in questa video presentazione. Presenti, presentazione. Comunque, ho creato questa schermata un po' simpatica per farvi vedere che comunque lo yoga online si può fare comodamente dove volete, a casa vostra, sul pavimento, sul tappeto, sul tappetino. Con il PC, col telefono, col tablet, ovunque, si può fare veramente ovunque. Se per caso, come dicevo prima, doveste avere delle domande, allora se siete adesso in diretta nella chat, cioè se siete adesso in diretta l'8 dicembre e state guardando la videopresentazione, avete la chat disponibile, io sono presente e potete rispondere. Sì, rispondere, vabbè, potete fare le domande e io vi rispondo. Se invece dovesse essere passato questo momento, o comunque in generale, potete inviarmi una mail a info@valeducation.me e io vi risponderò. Io vi ringrazio e concludo qui. Lo so, io parlo tanto, quindi spero di non essere stata troppo lunga, ma spero di avervi dato anche tutte le indicazioni che servivano. Io vi abbraccio, ho messo cuore, anima e energia per questo progetto. Non sarà perfetto, ok? Come dicevo prima, non sono una grafica, una videomaker professionista, ma ho dato tutto il mio meglio, tutte le mie competenze. Spero tanto vi sia utile, spero possiate portare gioia ai vostri bambini. Spero io stessa di entrare nelle case dei vostri bambini e delle vostre famiglie e di portare un po' di allegria, un po' di gioia e di tempo di qualità. Quindi fatemi sapere perché sono sempre contenta quando mi mandate un po' di feedback e mi dite cosa ne pensate, insomma, dei miei corsi, dei miei laboratori, delle mie attività. Seguitemi anche su YouTube perché ci sono anche tanti contenuti gratuiti per quanto riguarda, insomma, l'arte, i laboratori creativi, il disegno, eccetera. Io vi saluto. Ciao ciao!